Sempre più Martina nel campionato di eccellenza. Al Tours i biancazzurri superano per 2-0 il Copertino secondo in classifica e mantengono salda la vetta della graduatoria. Sale a 3 punti infatti il vantaggio sulle inseguitrici. Il tecnico Ciraci sceglie il 4-4-2 con il nuovo acquisto De Rosa in attacco con De Tommaso. In panchina il difensore romano al quale gli viene preferito Vinci. C'è anche Portosi sulla corsia di destra di centrocampo. Mancano Salzano e Hurtado squalificati, ma la loro assenza non peserà sull'economia della gara. Al quarto d'ora De Tommaso sfiora il palo su punizione. Al 23esimo il primo ammonito della gara è Marini del Martina. 3 minuti dopo De Rosa sfiora il palo di testa e ancora Martina, ancora De Tommaso che al 32esimo sfiora il 7 sul calcio di punizione. Il primo tempo si chiude sull'intervento di Muscato che sradica letteralmente il pallone dai piedi di Montinaro lanciato a rete. L'estremo difensore biancazzurro è ancora protagonista in apertura di ripresa con questo intervento duro quanto efficace. Nel Martina non c'è più Vinci al suo posto romano. Marini al terzo ci prova da fuori ma senza fortuna. Al quarto d'ora il vantaggio dei padroni di casa. De Tommaso, chiuso all'altezza della bandierina, riesce a liberare per Marini che di prima intenzione mette al centro per la corrente De Giorgio che in diagonale batte il portiere salentino Baglivo. Il Copertino prova a reagire, ma la difesa alta del Martina permette a Muscato di restare tranquillo. Alla mezz'ora entra anche Campanella al posto di De Giorgio, mentre De Simone rileva Portosi. Al primo di recupero, Camassa tutto solo non ne approfitta, mentre al 47esimo arriva il capolavoro di De Tommaso, l'ennesimo. Su azione di contropiede, l'attaccante biancazzurro si libera di Perrone e dal limite dell'area lascia partire un pallonetto che batte per la seconda volta a Baglivo, permettendo al Martina di conquistare la sesta vittoria di fila.